con i gruppi di allevamento. Sarà la signora Maria Teresa Gabrielli Mondo a giudicarli, che accogliamo con un applauso. E iniziamo con un gruppo di pastori tedeschi a pelo corto. Vai Marane. Pastori scozzesi a pelo lungo. E pastori bergamaschi. Li vediamo ora muovere singolarmente. Vi ricordo che il gruppo di allevamento, i soggetti possono appartenere a proprietari diversi, ma l'importante è che provengano tutti dal medesimo allevamento. Quindi l'espositore, che l'allevatore che al mattino vede iscritti dei soggetti in esposizione, può comunicare in segreteria la partecipazione del gruppo nel rindonore. Inizieremo poi con il primo dei cinque raggruppamenti che vi ho accennato in apertura, quindi cani da pastore e bovari, ad esclusione dei bovari svizzeri, che invece rientrano nel secondo raggruppamento che vedremo domani. E quindi pregherei tutti i migliori soggetti di razza del primo raggruppamento di presentarsi nel pre-ring. Gruppi di allevamento così classificati: al terzo posto i pastori scozzesi a pelo lungo. No? Ho invertito? Al primo posto allora, scusate, ho invertito. Partiamo dal primo, quindi pastore scozzese pelo lungo, al secondo posto i Weimarane e al terzo posto i pastori tedeschi a pelo corto.